Buongiorno a tutti. Oggi faremo una ricetta di polpette con carne di pollo e pollo che è avanzato, e quindi lo utilizzeremo per fare delle polpette. Gli ingredienti saranno il pollo, 400 grammi più o meno, e poi della cipolla, dell'aglio, delle patate, 4 uova, un po' di, poi ci metteremo pepe, sale, un po' di aromi, prezzemolo, quello che volete, quello che preferite. Adesso vi faccio vedere gli ingredienti che io ho messo e andiamo avanti con la preparazione. Allora, qui c'è la cipolla e l'aglio già rosolate, che sono già pronte. Qui ci sono le patate che io già ho cotto, e poi qui c'è la ciotola con il pollo che ho frullato, con un po' d'olio, 4 uova. Aggiungeremo il pepe, un pizzico di sale, un po' di prezzemolo e cominceremo a impastare, a mischiare il tutto, e se occorre metteremo un po' di pan grattato. Allora, abbiamo aggiunto un po' di burro, un pezzettino di burro, un po' di latte, quindi facciamo sciogliere bene, e le patate, 2 patate grosse, le abbiamo sminuzzati, quindi adesso che si raffreddano, aspettiamo un attimino che si raffreddano e mescoliamo il tutto. Qui c'è anche la cipolla e l'aglio che stanno raffreddando, quindi poi uniremo tutto quanto in questa ciotola e aggiungeremo il pan grattato che ci serve per arrivare alla consistenza che uno preferisce, in modo che possiamo fare delle polpette con, insomma, che si possono fare bene, ok? Allora, adesso abbiamo fatto l'impasto e teniamo un po' d'acqua da parte per bagnarci un pochettino le mani quando facciamo le polpette, e facciamo tutte le polpette, ok? E come ingredienti qua, ve lo ripeto, abbiamo messo prezzemolo, patate, carne di pollo frullata con un po' d'olio e 4 uova, e abbiamo aggiunto un po' di latte e un pezzettino di burro, 40 grammi, e anche un po' del formaggio grattugiato. Potete mettere sia pecorino che parmigiano, come volete voi. Qui abbiamo la padella con l'olio e cominciamo, una volta preparate tutte le polpette, a friggerle e vediamo il risultato. Allora, siccome questa è una ricetta che ho inventato io, quindi nell'impasto, perché ho dimenticato di dirvelo, nell'impasto allora abbiamo messo burro, 30 grammi di burro, 4 uova e mezzo bicchiere di latte. E siccome avevo della crema che avevo fatto per una torta, per non buttarla, ho provato a mettere questa crema di panna e vaniglia e cioccolato. Ecco, era un miscuglio, per non buttarla ho fatto questa prova. Quindi vediamo poi, quando sono pronte, farò l'assaggio e vediamo se
è venuta bene. Allora, praticamente abbiamo finito, ho fatto l'assaggio e devo dire che sono veramente squisite, hanno un gusto veramente particolare. Vi consiglio veramente di farla, ok? Provate, se avete delle cose avanzate non buttatele, che si può fare tutto. Vi auguro una buona giornata e buon appetito con le ricette a modo mio.